Ed ora passiamo ad occuparci della prima edizione del premio Ezio Giannelli. Sala conferenze dell'Hotel Città di Bolzano, gremita di nomi altisonanti dello sport, da Seppi alla Cagnotto, e di nomi altisonanti della medicina, da Dobrilla a Pitschaider. Queste le due categorie, sport e medicina, scelte per l'assegnazione dei riconoscimenti della prima edizione del premio intitolato ad Ezio Giannelli, come ha spiegato suo figlio Dario, l'ideatore di questo premio. Mio padre è stato uno sportivo, ma prima viene il lavoro, è stato per 42 anni medico qui a Bolzano, uno tra i primi odontoiatrici a Bolzano, pertanto ha lasciato il segno nella città. Come sportivo ha giocato negli anni 60 e 70 ai vertici, è stato presidente del circolo tennis e allora ho voluto in questa prima edizione vedere queste due categorie, ovvero sportivi, Tania Cagnotto, Paolo Mazzali alla memoria e Andrea Seppi, i tre sportivi che penso abbiano un rilievo nel nostro ambito regionale, ma non solo. E poi medici che hanno svolto con particolare attenzione e merito la loro professione, perché avremo in totale una quindicina di riconoscimenti tra premi World Trophy e piatti, riconoscimenti del premio Ezio Giannelli. Non voglio fare troppe parole perché questa era un po', diciamo, la sintesi che aveva mio padre, perciò preferisco che poi siano gli altri a farsi vedere e a premiare più che la nostra figura, a ricordare lui. Ecco, un ricordo tuo personale del babbo al di là di questo? Un ricordo che sui campi da tennis io ero una pippa, tra virgolette, tremenda, però lui veniva sempre a giocare, ma mi ha sempre lasciato giocare tranquillamente. Anche con gli altri giovani diceva gioca come vuoi, non va come adesso i genitori che vanno addosso, devi fare questo, cerca di vincere a 16 anni che non serve a niente, così. Sul lavoro tanto di cappello, 42 anni di attività, prima con l'Empas e poi con l'ambulatorio privato, e alla fine si è goduto un po' la sua vecchiaia, ci ha lasciato 88 anni, ma è sempre, come ci ha detto lui, al nostro fianco, e questo è quello che è importante. A impreziosire la cerimonia la presenza del procuratore capo di Bolzano, nonché appassionato ed apprezzato tennista, Guido Rispoli, che ha consegnato i riconoscimenti ai medici scelti per questa prima edizione del premio Giannelli, tra cui figuravano, oltre al primario emerito della gastroenterologia Giorgio Dobrilla e al primario della cardiologia Walter Pitschaider, anche Massimo Bernardo, del reparto cure palliative del San Maurizio, Roberto Bommassaro, dirigente medico del Santa Chiara, il ginecologo Pietro Cucchiara e Antonio Pizzecco, medico altoatesino per il Terzo Mondo. Nel settore sport poi riconoscimenti anche per altri tuffatori oltre alla Cagnotto, ovvero Valentina Marocchi e Christopher Sacchin, e riconoscimenti anche a tre astri nascenti del tennis, ovvero Giulia Sartori, Nicola Rispoli e Manuel Bernard.